Vallelunga, storico circuito romano, nuova Mégane RS, accende i motori per far vivere l'emozione della pista e poi partire alla scoperta delle strade più belle della campagna romana. Grazie alle quattro ruote sterzanti e il sistema 4 Control, Mégane RS offre grande sicurezza ad alta velocità su pista, ma anche tanto piacere di guida sulle strade tortuose di campagna. Basta provare il Multi Change Down, sistema che permette di frenare e scalare più marce contemporaneamente, e si capisce subito che questa tecnologia arriva dal mondo dell'alta competizione motoristica. Oppure l'inedita modalità Multisense Race, che lascia libera la guida senza controlli di trazione per aumentare l'adrenalina. Ad una vettura così sportiva non potevano mancare delle sospensioni racing con fine corsa idraulici, assicurando la massima tenuta su strada e su terreni sconnessi. La tecnologia a bordo è anche da competizione con l'RS Monitor, il sistema di telemetria che indica tutti i valori conseguiti durante la corsa per migliorare le successive performance, proprio come un diario di bordo. Mégane RS è la punta di diamante delle compatte tutto avanti. Combina il meglio della tecnologia con lo sport, con un design mozzafiato, un'auto di carattere per chi ama le emozioni estreme. Una vera sportiva puro sangue nel design. Parafanghi maggiorati, speciali paraurti con lamina Formula 1 sul frontale, diffusore posteriore funzionale, scarico centrale, colori esclusivi come l'orange tonico e il giallo sirio, cerchi da 18 o da 19 pollici, minigonne a effetto fondo piatto e fari RS Vision. La nuova Mégane RS si spinge oltre i limiti, mettendo a disposizione due telai, lo sport o il comfort. Sport per chi vuole performance ma anche comfort, si può guidare su strada tutti i giorni. Oppure il telaio comfort, più estremo, riservato a chi intende sacrificare il comfort su strada in favore del massimo divertimento fra le curve, ed è ideale per la pista. Su nuovissimo motore, il 1.8 turbo da 280 cavalli, 390 Nm, può essere abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione DC o un cambio manuale a 6 rapporti. A fine 2018 arriverà la versione Trophy con motore Energy TCE da 300 cavalli. Mégane RS, dalla pista alla strada. La saga Mégane RS ha avuto inizio nel 2004, poi una seconda generazione apparsa nel 2009. La prima generazione ha ottenuto il titolo di trazione anteriore più rapida al mondo nel 2008 con la R26R sul circuito di Nürburgring chiamato l'Inferno Verde. La seconda generazione di Mégane ha recuperato questo titolo nel 2011 con la Mégane RS 275 con un tempo cronometrato di 7 minuti e 54 secondi, siamo sotto gli 8 secondi. Mégane RS porta avanti l'immagine di Mégane ed entra a far parte di una gamma completa di altri tre veicoli, abbiamo la Mégane Berlina, la Mégane Sporter e la Mégane Grand Coupé, e per completare questa gamma già molto ricca offriamo questa versione ancora più sportiva che è stata lanciata nel 2018. I caratteri distintivi di questa versione riguardano l'equipaggiamento di serie come i cerchi da 19 pollici e i freni bimateriali. Come dimensioni, la nuova Mégane RS è più lunga, è più larga ed è più bassa della versione precedente, ma anche di tutto il segmento, dunque una vettura con dei connotati decisamente molto sportivi. All'interno lo stile sportivo predomina con la pedaliera in alluminio, le impunture rosse, i sedili innovativi con il poggiatesta integrato, disponibile in tessuto carbone o alcantara. La nuova Mégane RS beneficia di un design orientato alla performance, ma allo stesso tempo di un alto livello di tecnologia che favorisce il piacere di guida. Abbiamo l'RS Monitor per avere sotto controllo tutti i parametri racing dell'auto e tanta tecnologia che arriva dal mondo della competizione. Abbiamo l'RS Drive, l'RS Vision
il launch control che permette la partenza da fermo, l'RS monitor che è come un diario di bordo e il multi change down. Per quanto riguarda la sicurezza abbiamo l'Easy Park Assist che permette la versatilità dell'uso dello sport nella quotidianità, abbiamo il riconoscimento del segnale stradale, abbiamo l'avvertimento di un punto cieco che rendono la guida sportiva più rilassata e più sicura e poi abbiamo in ultimo il display head-up a colori che mostra le informazioni per quanto riguarda la guida che sono molto molto utili appunto a colori. La vettura è già disponibile in Italia, già ordinabile, già sul mercato.